Sul discorso di Pioltello noi ci siamo già pronunciati, riteniamo che chiudere le scuole non serva all'integrazione, riteniamo anche che se ogni come dire, appartenenza religiosa, nazionale o quant'altro dovesse essere motivo per consentire la chiusura di una scuola, rischieremmo di avere caos nel nostro sistema scolastico, perché rischieremmo di avere una esplosione di chiusure di scuole. La legge parla chiaro, la legge dice che soltanto per motivi didattici si può derogare al calendario scolastico regionale. Valuteremo se la legge sarà disattesa, se ci saranno iniziative che nulla avranno a che vedere con le esigenze della didattica, interverremo perché la legge venga fatta rispettare. Aggiungo non da vicepresidente del Consiglio, ma da genitore che sta studiando con suo figlio e con suo figlio. Mi ha raccapricciato una notizia che ho letto questa mattina, che arriva da una scuola di Trevigiano, dove per rispetto a una famiglia musulmana verranno esonerati dallo studio di Dante, della Divina Commedia, l'Inferno, Purgatorio e Paradiso, alcuni alunni. Mi sembra demenziale. Su questo. Adesso che nelle nostre scuole non si possa studiare Dante. Poi può vedere, io mi ricordo a memoria alcuni, perché è offensivo, ecco, io penso che siamo o sull'orlo del baratro o ai limiti del ridicolo. Scegliete voi. Ecco, che venga espunto il sommo poeta dalle nostre classi per la pretesa di qualche famiglia che si ritiene offesa, penso che sia un cedimento culturale, etico, morale, educativo, senza capo né coda. Questo Matteo gli posso anticipare che abbiamo disposto un'ispezione per verificare come stanno effettivamente i fatti, perché oggettivamente una esclusione dal programma scolastico del pilastro, di uno dei pilastri della nostra letteratura, della nostra storia, della letteratura, per motivi, non si sa bene, religiosi, culturali o doglianze di qualche genitore, francamente non abbiamo ancora ben capito, è del tutto inammissibile. Apriamo l'albo di quelli che si sentono offesi dal sommo poeta, non andiamo più a casa. Allora, a questo punto, domani potremmo chiedere ad alcune famiglie di esentare i figli dalla matematica e dalla geometria perché si sentono offesi ed esclusi. Vabbè.